Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui in un nuovo video. Oggi andiamo, visto che siamo a casa, andiamo a vedere come fare un impianto di irrigazione. Il materiale che ci servirà, visto che devo fare un impianto di irrigazione sotterraneo per il giardino. Intanto mi bevo anche il tè della colazione. Ah, buonissimo. Ok, vediamo il materiale che abbiamo qua. Delle riduzioni, queste qua sono tutte riduzioni che vanno da un pollice a tre quarti, un mezzo, varie riduzioni, quelle che serviranno a noi. Questa è l'elettrovalvola che ci permetterà di far passare l'acqua quando vogliamo noi. Poi avremo bisogno di una centralina. Io ho questa qua che è una centralina Bluetooth della Solem, va benissimo. Ce ne sono anche altre marche, in caso mai vi lascio dei link qua sotto. Poi abbiamo un Niplos, poi abbiamo un raccordo filettato maschio per ala gocciolante, qua si va a svitare, si inserisce il tubo qui e si chiude. Poi abbiamo dei raccordi per tubo del 20 con filettatura femmina da un mezzo, ce ne serviranno due del Teflon, una pinza di queste, una cagna, un becco d'anatro e dei raccordi angolari, sempre per la gocciolante o tubo del 16. Prima di trasferirci fuori andiamo a vedere, intanto andiamo a mettere un po' di Teflon sopra i Stop this conversation. We got no relation. We got no room.